Qui è Botticelli, vedete insomma, nelle forme tipiche di Botticelli, dopo la conversione di Botticelli a causa anche del Savonarola, incomincia a costruire queste scene patetiche, ma nel senso bello del termine, cioè con pathos e con movimento spirituale interno, dove Maria sviene alla vista del figlio morto, sorretta da Giovanni e dalle altre due donne, ma Maddalena è proprio abbarbicata ai piedi di Cristo, abbrancata. Stessa identica cosa ci troviamo con il Lotto, Lorenzo Lotto, con un Lotto da questo punto di vista è un artista molto colto, molto raffinato, quindi quel peplon, quel chiton rosso diventa un cangiante, molto sofisticato, molto raffinato, e questa, diciamo così, proprio è una imago pietatis, no? Nella tradizione avrei potuto mettere altre immagini per farla capire, un po' come quella precedente, cioè Cristo morto che viene sorretto da angeli e viene sorretto dai discepoli nascosti, appunto Giuseppe d'Arimatea e Nicodemo, e anche da Maria Maddalena ed un'altra delle pie donne, ma soprattutto Maria Maddalena è colei che bacia la mano, no? Quindi ha fatto un passo avanti, ormai fa parte della scena. Senza Maria Maddalena non si può rappresentare la deposizione, di fatto. Qui sotto la ritroviamo in Piero della Francesca nella parte bassa, vedete ormai individuate immediatamente il rosso, anche se vedete dei puntini piccoli, ma insomma è evidente che c'è Cristo risorto e quella donna in ginocchio vestita di rosso. Masaccio la mette proprio protagonista, no? Cioè, qui abbiamo una deesis, cioè abbiamo Cristo al centro, Maria e Giovanni, e poi sotto abbiamo Maria Maddalena vestita di rosso, biondissima, con le braccia allargate in segno di penitenza. In questo ritratto del padre Belo, Lorenzo Lotto rappresenta Maria Maddalena attaccata alla croce, sotto la crocifissione, quindi incomincia ad andare un po' oltre, non sta più al centro della deposizione, ma proprio esattamente sotto la croce, e nel momento in cui Cristo è crocifisso abbraccia la croce. Allora c'è una cosa, qui lo fa la stessa cosa, come si chiama, non mi viene in mente, questo pittore milanese, come si chiama? Vabbè, non mi viene, adesso è la stanchezza che parla, vabbè. E viene rappresentata anche da Botticelli in questo piccolo quadretto che rappresenta Firenze penitente sotto la croce. Firenze penitente sotto la croce prende l'iconografia di Maddalena penitente sotto la croce. Cioè Maddalena la peccatrice diviene Firenze la peccatrice. Quindi dopo tutti gli sconquassi che ci sono stati, a questo punto lui dipinge, nel periodo savonaroliano, una richiesta di pietà a nome di tutta la città, non sotto la croce, però prendendo il modello di Maddalena. Ora, perché fra l'altro abbiamo una serie infinita di dipinti di Maddalena che vengono proposti, e qui c'è un'altra iconografia, come colei che per esempio legge, colei che legge i testi sacri, colei che prega attraverso i testi sacri, e che viene sempre con la chioma chiara e così via, perché alla fine del Cinquecento due cardinali, tra i tanti, ma insomma c'è un gruppo di cardinali che comprende che bisogna ridare dei modelli al popolo cristiano che è stato sconquassato a partire dagli anni 20 del Cinquecento dal luteranesimo e poi successivamente dal calvinismo, perché alcune cose non si erano più comprese, si era fatta tantissima confusione, e poi alcuni costumi si erano un po' persi, insomma le città attraverso una serie di guerre, carestie, pestilenze e cose varie, insomma alcune donne si erano perse nella prostituzione, alcuni uomini non studiavano più, non imparavano i mestieri, insomma bisogna dare due modelli di cristiano, uno per gli uomini e uno per le donne. Per gli uomini si è scelto, si è pensato San Girolamo, e da quel momento in poi c'è una infinità di Girolami che vengono proposti come
il cristiano intellettuale capace di carità, capace di stare in una biblioteca ma nello stesso tempo di essere eremita e nello stesso tempo di occuparsi proprio della carità delle persone, cioè come dire, tante cose diverse fatte nella vita. Quella della donna viene scelta Maddalena come colei che peccatrice chiede scusa, si redime, però diventa addirittura illuminata e illuminatrice, cioè addirittura è colei che illumina gli altri proprio perché è il modello che si vuole proporre. Se una donna riacquista le proprie virtù morali e spirituali, può illuminare tutte le donne che stanno attorno e anche gli uomini che conosce, quindi diventa un punto fondamentale della società. E quindi vengono messe questi dipinti nei luoghi di educazione femminili, non solo, ma anche maschili, e poi vengono fatti tanti altaroli di contemplazione e di preghiera. E questo poi, secondo me, è più bello di tutti, è Savoldo, Maria Maddalena, che di notte, non più vestita di rosso ma vestita d'argento, vestita di luna, va verso il sepolcro con, qui lo vedete, no? Il vasetto che è appoggiato qui, di nascosto, senza farsi vedere, va verso il sepolcro per andare ad ungere Cristo. E questo è una bella rappresentazione, una bella metafora, diciamo così, della rappresentazione proprio femminile all'interno della spiritualità cristiana, perché mette al centro quell'elemento di una spiritualità intima, domestica, non eclatante, esagerata, no? Non continuiamo a vedere questo nei Sacri Monti a Varallo, che vengono realizzati in giro per il tardo Cinquecento. Ormai siamo entrati nella fase in cui non riesco più a parlare. Abbiamo comunque sempre sotto, vedete qui si vede Maria Maddalena che è sotto la croce ed è protagonista, stessa identica cosa qui con Gaudenzio Ferrari, abbrancata qui alla croce, eccola qua. Ormai questa iconografia si è diffusa. Fino ad arrivare a Daniele da Volterra, questa è Trinità dei Monti, questo dipinto si dice disegnato da Michelangelo, realizzato da Daniele da Volterra, il suo allievo, e influenzerà fortemente quest'altro dipinto che prima o poi vi spiegherò, che è molto complicato di Caravaggio, ma la rappresentazione di Maria Maddalena è evidente, perché è questa qui che sta piangendo ed è la stessa qui che sta piangendo. Quindi il modello in questo caso, siccome siamo in fine 500 inizi 600, è quello di Maria Maddalena penitente, Mare Amaro, ed è la scelta che viene fatta appunto dopo il Concilio di Trento come iconografia. La rivediamo anche qui sotto il catafalco di Maria, della morte di Maria, sempre di Caravaggio, per Santa Maria della Scala, oggi non più lì, ma al Louvre, e Caravaggio stesso la rappresenta isolata. Allora, in questo momento storico nascono tantissimi, c'è il rilancio attraverso i gesuiti, attraverso gli oratoriani, cioè San Filippo Neri, attraverso i teatini e tantissimi altri ordini religiosi, il rilancio del teatro sacro. Il teatro sacro sono rappresentazioni, non sacre rappresentazioni, ma rappresentazioni teatrali di carattere spirituale. Una di queste, per esempio, per dire quanto era diffusa, quanto era famosa, non so, adesso so che sono stati festeggiati i 40 anni di Aggiungi un posto a tavola, ecco, per capirci, no? Cioè, cose di questo, cioè successi così importanti. C'era un autore che si chiama 40 e ha scritto appunto il dramma di Maddalena. Quindi a teatro si andava a vedere la storia di Maddalena e gli artisti ovviamente si ispiravano al teatro e rappresentavano queste scene facendo riferimento a quadri teatrali, perché la recitazione ovviamente era totalmente diversa dalla nostra, ma facevano riferimento a quadri teatrali, e questo è uno di questi esempi, quello di Caravaggio. Cioè le iconografie che noi vediamo circolano tra letteratura, teatro
pittura, scultura, liturgia e poi ritornano indietro. Cioè una influenza l'altra, ma è, qualcuno direbbe, sempre il testo letterario che influenza il testo pittorico. Io sono più dell'idea che le cose stanno a pari, è anche il testo pittorico che influenza il testo letterario.